Arriva in aula la discussione sul riordino delle province, soprattutto ci dovrebbe essere la presentazione di un elenco di personale che passerà dalla provincia alla regione. Sembra però che questa discussione debba slittare e passare, ritornare in commissione. Il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Il bicchiere certamente con questo slittamento sicuramente è mezzo pieno rispetto a quello che era ieri, quando sembrava che oggi si andasse a pacchetto chiuso all'approvazione. Noi abbiamo all'interno della legge rilevato alcune cose completamente assenti, ovvero tutto il riordino della polizia provinciale, su cui una settimana fa eravamo nuovamente qui davanti per appunto chiedere maggiore chiarezza rispetto alle funzioni e quindi al personale che svolge quella funzione, maggiore chiarezza sui centri per l'impiego, perché ad oggi ancora non sappiamo quale sarà il destino di questi lavoratori. Sono più di 1000 tra l'altro, tra quelli diretti, indiretti e quelli nei servizi in appalto. E poi all'interno della norma c'è stata sia nel percorso frattura rispetto a quello che era il percorso fino a qui svolto su tutto il riordino istituzionale, in particolare nel rapporto con le organizzazioni sindacali. Per la prima volta si era arrivati a una norma senza averla fatta passare dai tavoli concordati e condivisi, ovvero con quelli, con i lavoratori e le organizzazioni sindacali. All'interno della norma ci sono contenute anche delle questioni che secondo le norme nazionali e il contratto nazionale non attengono direttamente alla legislazione, ma attengono ai contratti, e quindi ai contratti decentrati, su cui noi abbiamo chiesto e abbiamo prodotto tutta una serie di emendamenti, su cui ovviamente riteniamo indispensabile che vengano accolti per dare un parere comunque positivo alla conclusione del processo di riordino. Quindi questa è la situazione. Sicuramente il fatto quindi che slitti di una settimana, se questo significa averci le occasioni e poter arrivare a un confronto e a rivedere quello che dentro la norma manca o è contenuto in maniera sbagliata, sicuramente il fatto è positivo. Tre priorità che devono essere cambiate nella discussione. Tre priorità: bisogna prevedere quello che è oggi assente all'interno della norma, chiarezza sulla polizia provinciale e sui centri per l'impiego, e bisogna togliere dalla norma e farlo per accordo sindacale tutta una serie di disposizioni sul salario accessorio e sulla mobilità del personale.